Se ti invitassi a casa mia e tu, entrando, vedessi in sala questo modellino appoggiato lì in mezzo agli altri soprammobili, di certo penseresti: ehi, che ci fa un giocattolo lì sopra? Ma dopo che avrai visto questo video e dopo che avrai capito del duro lavoro che ci ha messo il team Eufauna nel realizzare questo giocattolo, forse cambierai prospettiva. Ciao a tutti ragazzi di Dinorec, oggi vi presento l'Atlasaurus in Malachi della Eufauna. È la prima volta che presento questo marchio sul canale e devo dire che non ha proprio niente da invidiare ai ben più famosi Safari o Collecta. Eufauna, ragazzi, non è una vera e propria marca di giocattoli, piuttosto è un team formato da ricercatori, creativi e specialisti che, grazie alla loro conoscenza in ambito paleontologico, biologico, illustrativo e modellistico, ricrea principalmente fauna preistorica al fine di diffondere le scoperte scientifiche. Queste scoperte vengono divulgate su riviste, libri, ma anche grazie ai modellini. La Eofauna è una sorta di PNSO spagnola. Infatti nel team Eofauna figura anche Ruben Molina. Diciamo che con Beast of the Mesozoic e Eofauna, la Spagna, in quanto ha modellini dalla ottima accuratezza scientifica, è abbastanza ferrata. Ma adesso passiamo ad analizzare il modellino. Eofauna purtroppo presenta i suoi modellini senza scatola e anche senza basetta. Questo è un po' un peccato perché sapete benissimo quanto io ami la confezione anche e comunque una basetta che rende prestigio alla scultura. D'altronde, per mantenere il prezzo un po' più basso ci sta. In compenso però ogni figura Eofauna include una carta. Eccola qui, questa è la carta dell'Eofauna, ve la faccio vedere. Sulla carta c'è l'artwork, ragazzi. Vedete qui il nome scientifico, comunque Atlasaurus in Malachi, la zona dove è stato riscoperto in Nord Africa, esattamente in Marocco, e sotto potete notare dei valori. Lunghezza 15,5 metri, peso 20.000 kg, cavolo, abbastanza pesante, velocità 34 km orari. Beh, la velocità di 34 km orari è abbastanza per un sauropode, ragazzi. Pensate che l'Atlasauro, appunto, con questa anatomia, vedete qui le gambe come erano fine rispetto a altri sauropodi, pare che fosse addirittura più veloce. Era una caratteristica, appunto, di questo sauropode. La velocità era paragonabile a quella di un elefante, non raggiungeva, diciamo, la velocità in termini assoluti di un elefante, però si poteva avvicinare. Vedete qui che c'è anche una clessidra, vabbè, è il tempo, è vissuto 168 milioni di anni or sono. Vedete qui a fianco ci sono anche dei valori percentuali. Forse in futuro l'Eofauna, chissà, quando avrà abbastanza modellini, farà un gioco, chi lo può dire. Vedete qui due spade che si incrociano, probabilmente la, boh, non lo so, 38% di combattimento. Qui c'è uno scudo, sarà 75% di difesa, essendo comunque un sauropode si difendeva bene. Il braccio, diciamo il bicipite, forza 84%, e in fondo c'è una, penso, neve, resistenza al gelo 10%, potrebbe essere un quello. Ah no, cervello, questo è un cervello, ragazzi, quindi 10% intelligenza. Effettivamente i sauropodi non brillavano per intelligenza e capacità cerebrali. Avresti dovuto aspettarci nella palestra. Lo so, ma mi sentivo tanto solo. Noi non siamo arrabbiati con te, Denver, sono un po' preoccupati. Avevo paura che mi sculacciassi. Su, coraggio. Invece le stellette ninja qui in alto a sinistra, 4 stellette e un quarto, non so proprio cosa sono. Ragazzi, dietro la carta Eufauna c'è il marchio, che io trovo molto bello il marchio Fauna. E niente, questa è la carta collezione. C'è anche questo piccolo dépliant con all'interno una descrizione del dinosauro, che comunque non guasta mai. Vedete, le ossa ritrovate erano davvero tante,
perché l'Atlasauro, ragazzi, è uno dei sauropodi meglio conservati. Hanno ritrovato uno scheletro davvero ben conservato in quel di Marocco. L'Atlasaurus eufauna è in scala 1,40. In genere l'eufauna scolpisce nella scala 1,35, ma se vogliamo inserirlo in rapporto comunque a modellini in scala 1,35, possiamo comunque considerare un esemplare subadulto. Andiamolo adesso a misurare per vedere quanto è lungo. Dalla testa alla coda misura circa 31-32 cm, ecco, 32 cm. Invece per quanto riguarda l'altezza siamo sui 22 cm e mezzo. Comunque è una figura abbastanza imponente. Forse è per questo che l'eofauna ha optato per la scala 1,40. Averlo fatto in scala 1,35 forse gli usciva fuori una figura ancora più grande, il prezzo sarebbe stato sicuramente maggiore e avrebbe ingombrato di più i nostri scaffali. La posa la trovo molto molto bella. L'andatura da passeggio forse anche leggermente cursoria, vedete, sembra quasi come se stesse, vedete la zampa alzata qui, la zampa destra, mi piace molto anche la coda comunque che un pochino simula il movimento, eccola qua, e la testa che si gira con il collo un po' piegato, mi piace davvero tanto la posa. Curioso, ragazzi, che la posa di questo modellino sia praticamente identica alla posa dell'artwork. Eccola qua. Vedete, come potete notare, è la stessa e identica posa. A prima vista, ragazzi, vi dico che rispetto agli altri modellini dell'eofauna, questo Atlasaurus lo trovo realizzato meglio. Impossibile non notare la somiglianza agghiacciante con un brachiosauro. Infatti, per anni si è parlato di Atlasaurus come brachiosauride. In realtà, più che un brachiosauride, lui è un neosauropode, come la Giobaria o il Turiasaurus, dei sauropodi basali. Quindi l'Atlasaurus va classificato come un sauropode basale neosauropode e non brachiosauride. Notate comunque le zampe anteriori più lunghe delle posteriori. Questa sì che era una caratteristica simile al brachiosauro. Rispetto al brachiosauro però l'Atlasauro aveva le zampe più lunghe in proporzione al corpo, un po' come una giraffa. E infatti l'Atlasauro ricorda un po' così di primo acchitto una giraffa. Le zampe infatti avevano la caratteristica di essere molto magre rispetto alla maggior parte dei sauropodi, proprio come quelle di una giraffa. Questo conferiva all'animale una velocità maggiore rispetto ad esempio ai Diplodocus, rispetto ad esempio a un brachiosauro, un apatosauro, tutti gli altri sauropodi. È stato studiato infatti che gli atlasauri praticamente vivevano in un contesto di un habitat ricco di pianure alluvionali, burroni, rocce. Quindi era meglio per loro sicuramente avere questo tipo di struttura sulle zampe, riuscivano meglio a, appunto, a vivere in quel tipo di habitat, evitando ostacoli, saltando piccoli burroni e scavalcando rocce. Notate anche gli artigli più grandi del solito. Vedete qua, hanno riprodotto comunque sul modellino degli artigli abbastanza grandi. Generalmente sui sauropodi non vediamo mai artigli così pronunciati, invece l'Atlasaurus, ragazzi, li aveva così. Le mani sono riprodotte bene e testimoniano proprio che l'Atlasaurus era un sauropode basale, primitivo, rispetto al più evoluto Brachiosaurus. In Atlasaurus il metacarpo del pollice è più corto degli altri ed è fuso al metacarpo del secondo dito, sostenendo un grande artiglio. Guardate qui come è riprodotta bene la zampa anteriore, con il piccolo artiglio, piccolo ragazzi, rispetto a come siamo abituati a vederli nei sauropodi, però vi assicuro che si sente, eccolo qua. Corrette tutte le unghie delle zampe, sia anteriori che posteriori, vedete qui unghiate, guardate che bello, hanno, si vede proprio lo stacco rispetto, guardate anche i cuscinetti che ci sono sulle zampe, bellissimo, comunque l'hanno riprodotte veramente bene e si vede la cura nel dettaglio da parte di Eufauna nel riprodurre questi dettagli delle zampe. Tibie e perone corti rendono la caratteristica inclinazione del corpo uno spettacolo. Classica proprio inclinazione che ritroviamo nelle giraffe odierne. Voi direte, ma che è sta roba? Che è sta cosa spastica? Invece io mi gaso a dismisura. Pensate che il collo di questo animale era proprio così, ragazzi. Era proprio lungo, cioè lungo, non era lunghissimo rispetto ad altri sauropodi, però era
dritto, diciamo, non in posizione verticale come può essere quella di un brachiosauro che poi magari si inarcava pure un po' a S, ma era proprio così, attizzato in questo modo qua, teso, ed era così perché sono state ritrovate vertebre cervicali con spine biforcute. Quindi il collo in questa posizione stesa era una conseguenza naturale. Ecco, questo è il brachiosauro della safari, vi faccio vedere un po' la differenza del collo e cosa intendo io. Questo è un collo, diciamo, più verticale, questo è un collo più steso, però vedete com'è dritto questo rispetto a questo del brachiosauro. Pensate che il collo fossile misura 3,85 metri. Gregory Paul e altri artisti lo hanno raffigurato 3,5 metri. Perché Eofauna invece lo fa di 4 metri? Perché se il fossile è di 3,85 metri, loro hanno considerato anche le cartilagini intervertebrali, quindi quello spessore supplementare per arrivare a 4 metri. Allucinante! Facciamo tutti un grande applauso a Eofauna! Ovviamente, che ve lo dico a fare, non poteva certo mancare il buco della cloaca, ragazzi. Guardate qua che spettacolo. Qui, proprio qui, hanno fatto pure abbastanza dettagliato. Cioè, hanno fatto anche la cloaca dettagliato, proprio con l'anello intorno al buco. Bene, bene, bene. Nulla, ma proprio nulla, in questo modellino è lasciato al caso. Il caso non esiste. Il collo comunque rispetto ad altri sauropodi non era lunghissimo, anzi in proporzione al resto del corpo era davvero corto, ma lungo abbastanza per nutrirsi dei non altissimi alberi giurassici del Marocco. Invece bere, secondo me, sarebbe stato un tantino più problematico per questo grande sauropode, ragazzi. Immaginate adesso questo dinosauro che deve bere in un fiume o in una pozza. Il collo non arriva a terra e o faceva come appunto le nostre amiche giraffe, che piegano le zampe e quindi riescono ad arrivare a terra, oppure la vedo dura. Comunque è ancora oggetto di studio capire come l'Atlasaurus praticamente bevesse, a meno che... Notate anche un particolare davvero interessante. Guardate qui la testa, ragazzi. Allora, la testa e, diciamo, in particolare il muso è stato scolpito con le labbra. Questa non è una cosa, diciamo così, da poco, considerando che la maggior parte dei sauropodi nei modellini viene sempre riprodotta con i denti. Guardate anche questo, ad esempio, vi faccio vedere il diplodoco della Safari, che di certo è una marca che in quanto accuratezza scientifica non è seconda a nessuno, però guardate qui, Diplodocus riprodotto con i denti. E vi assicuro che sono tante altre i marchi che riproducono i sauropodi con i denti. Eofauna invece, bam, ci piazza le labbra. Questo è un altro segnale che ci fa capire dell'attenzione scientifica di Eofauna per i suoi modellini. Proprio la testa, ragazzi, penso che sia comunque un giusto mix tra un diplodoco e un brachiosauro. Diciamo che l'atlasauro si trova lì nel mezzo, una piccola cresta come il brachiosauro, non pronunciata come nel brachiosauro giraffa titan, invece presenta la forma allungata classica del diplodoco. Narici scolpite perfettamente. E comunque si vede veramente anche la finestra, guardate che spettacolo, il segno della finestra che probabilmente, come diciamo sempre, non si dovrebbe vedere perché è ricoperta da muscolatura, però ci fanno anche questo particolare, ci fa capire sempre la cura del dettaglio che ci ha messo Eofauna. Forse l'unica cosa che non mi convince al 100% è l'occhio, però noto con piacere, guardate, anche il foro auricolare. Notate anche la pelle, ragazzi, la pelle forse
Dal video non si capisce veramente la qualità che ci hanno messo sulla pelle. Io la trovo semplicemente spettacolare e qui, avendolo qui in mano, vi garantisco che è una sensazione fantastica. Perché ha comunque la riuscita di una pelle squamosa fatta bene, quindi una pelle un po' da rettile, bella, però non dà quella sensazione di essere liscio, perché l'hanno puntinata proprio a riprodurre delle squame, ragazzi, squame microscopiche, piccolissime. Guardate il mio dito quant'è e quanto hanno fatto queste squame, piccolissime davvero. Ed è difficile riprodurre così, perché in genere quando devi fare squame così piccole va a finire poi, vedete come ha fatto anche Safari, che non fai proprio non scolpisci la singola squama, ma fai più che altro una trama, no? E invece, oppure non la fai proprio, ad esempio come qui sul Brachiosauro l'hanno fatto liscio, non hanno riprodotto le squame, e invece loro in questo Atlasauro le fanno microscopiche. Bello, però ci sono anche, vedete, dei tubercoli, quindi delle squame più grandi, delle protuberanze sul dorso che arricchiscono notevolmente anche la modellistica. Guardate che bello, che effetto che fa con queste file di squame che rafforzano comunque la bellezza di questo splendido modellino, ragazzi. Splendida anche la coda, che giustamente è così lunga, e questo sì che lo differenziava da una giraffa, perché le giraffe hanno la coda piccola. E invece guardate qui la lunghezza della coda riprodotta molto bene, l'anello qui intorno proprio all'attaccatura della coda, quindi una muscolatura bella possente per reggere la coda, e anche questo ci sta tranquillamente. Guardate la forma, che bello, questa coda non a frusta come quella del Diplodoco, ma neanche corta come quella del Brachiosauro, diciamo lunga. E anche questo è una caratteristica tipica dell'Atlasaurus, coda che tra l'altro è stato veramente oggetto di quasi una guerra tra Messico e Marocco, ma questa è un'altra storia. Ma permettetemi, la vera chicca di questo modellino è il colore. Il colore è allucinante. A prima vista può sembrare banale, perché io anche quando vedevo in foto non mi attirava tantissimo. Cioè mi sembrava un verde, un grigio. Invece avendolo qui davanti vi assicuro che le sfumature sono tantissime. Innanzitutto c'è una base beige, che è quella di fondo, diciamo, è beige grigia, diciamo anche tendente un po' al giallino, al marroncino. Poi c'è una passata verde oliva, molto caratteristica, molto bella, soprattutto perché qui sul ventre, vedete, va a formare delle righe, delle strisce. Bello questo effetto che dà appunto questo verde, queste striature di verde sul modellino. A dire il vero mi piace tantissimo anche come nell'artwork, vedete, la parte proprio davanti è riprodotta quasi a formare una trama simile a quella che si ritrova poi nelle giraffe, no? Questo reticolato. Qui non è riprodotto fedelmente, forse con il lavaggio si è un po' persa questa trama. Peccato, perché sarebbe stata un altro punto in più per la già stupenda colorazione. Guardate poi come sfuma sul blu da metà collo in poi. Guardate che bello, a me questo blu sul collo mi fa letteralmente impazzire. Per finire con questo display a ring, ad anello sul collo, con anche la cresta, vedete il crestino qui nasale, anche questo di giallo, e intorno agli occhi il giallo. Bellissimo, bello. Le zampe pure sono tendono al blu, vedete qua, quindi c'è un'altra sfumatura al blu. Sotto invece mantiene il colore di base, diciamo marroncino. Bello, il colore davvero bello. Tra l'altro questa tipologia di display è una cosa anche abbastanza realistica, perché ricordiamo, i serpenti dal collo ad anello esistono davvero e forse si sono ispirati a loro. Tra l'altro la natura è piena di lucertole dal collare, quindi questo tocco glamour e particolare che gli ha dato Eufauna mi gasa a dismisura. Eufauna è davvero un marchio da attenzionare, ragazzi. Questi sono i modellini che vale la pena comprare, se pensate che lo potete trovare tranquillamente intorno ai 40-45 euro. Amore, perché non lo pagate 149 euro? No! Lo pagate 49 euro! Ora che abbiamo analizzato bene il modellino, però ve lo faccio vedere
anche in rapporto agli altri modellini e o fauna che possiede. Eccovi qui uno dei primi modelli e o fauna usciti sul mercato, il Paleoloxodon Anticus, lungo ben 22 centimetri, ragazzi. Anche questo è un bello bestione. Guardate che spettacolo, anche questo, il cucuzzolo, bellissimo. Nonostante io abbia in collezione il 99,9% di dinosauri e quindi soltanto l'era mesozoica, però questo mi piace tantissimo, quindi l'ho preso lo stesso, proprio per la qualità che ci mette Eofauna nei suoi modellini. Tra l'altro ho preso anche il Deinotherium, ragazzi, guardate che bello, forse secondo me uno dei migliori Deinotherium proposti sul mercato, e anche questo me lo sono aggiudicato, guardate che spettacolo. Ma la chicca delle chicche, secondo me, che può reggere il confronto a livello qualitativo con l'Atlasaurus, è lo spettacolare Giganotosaurus della Eofauna. Ormai è diventato famosissimo tra noi collezionisti perché è un modellino che è veramente bello, 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 bello. Mi piace tantissimo, è uno dei miei Giganotosaurus preferiti. Il Vite e le Fauna li reputo due Giganotosaurus per adesso più belli sul mercato. E mi sta balenando l'idea di farci uno sfidone così. Spero che il video vi sia piaciuto, ragazzi. Non esitate a farmi qualsiasi domanda sul modellino. Per me è sempre un piacere rispondermi. Da me e dall'Atlasaurus della Eofauna è tutto. Ci vediamo alla prossima.